farvi vedere in carne ed ossa lo sviluppatore che è più o meno la vostra età, ma è 30 vita download di una sua app. Penso sia una bella cosa per voi, per tutti quanti. E passo la parola. Allora, sì, come ho già detto Paolo, io mi chiamo Nicola, studio informatica alla laurea magistrale a Pisa e niente, nel tempo libero e anche in tesi triennale mi sono occupato di sviluppo di applicazioni e niente, è una cosa che mi piace fare fondamentalmente. Faccio questa presenza anche grazie a Gulp, l'altro pinguino che è il LUG, Linux User Group che abbiamo a Pisa, che raccogliono dati di volontari che fanno promozione del software libero. Allora, iniziamo. Io farò una cosa un po' interattiva, per cui vi farò delle domande, se sapete rispondere, rispondete volentieri, non abbiate troppa paura. Sapete cos'è questo? Non si vede? Requirements Design Implementation Verification Maintenance? Vabbè, è un modello a ciclo di vita del software, ok? È quello che l'ingegnere del software ci permette di capire un po' come dovrebbe nascere, crescere e arrivare al successo un'applicazione. Allora, cerchiamo di vedere questa cosa qui che si vede nei corsi di ingegnere del software che da noi a Pisa sono una palla stratosferica, non so se anche qui è uguale. Sì. Vediamo un attimino in realtà una sua applicazione nel mondo concreto, che è quello degli app. Perché la teoria ha senso sì, però c'è anche la parte dietro e vediamo un'applicazione concreta. Partiamo da requirements. Ok, allora voi volete sviluppare la vostra applicazione per cellulare e bisogna fare un'analisi dei requisiti, cioè capire se è fattibile sviluppare questa per Android. Allora, diciamo che ci sono un po' di requisiti di tipo personale, ok, che bisogna soddisfare. Allora, intanto bisogna avere un po' di esperienza con Android. Cioè, se voi non avete un cellulare Android, dimenticatevi di scrivere app per Android. Ok? Cioè, non esiste che una persona che ha l'iPhone inizi a creare app per Android. Cioè, creerà un'app che avrà delle problematiche con cui l'utente non si troverà bene. Anzi, possono uscire da... Sì. Ok. Siamo da parte del mondo programmato. Un po' di esperienza di programmazione in Java, ok? Allora, su Android si programma in Java. Se non sapete cos'è Java, andatevelo a riguardare, perché anche qui non c'è una cosa. Un po' di XML, che è un linguaggio di markup, dopo la vediamo un attimino più nel dettaglio, e poi una conoscenza base, diciamo, di un ambiente di sviluppo. Allora, vediamo questo punto un po' nel dettaglio. Allora, Android, dopo la sua di cos'è? Sistema operativo per migliaia di piattaforme e lo trattiamo noi perché è basato sul kernel Linux. Linux da presso non sapete cos'è, non porta cos'è. Già, allora, linguaggi di programmazione ad oggetti, ok? Diciamo, nel mondo della grafica, delle interfacce grafiche, delle interazioni con l'utente, la stragrande maggioranza dei linguaggi è ad oggetti. Quindi, se sapete Java, bene, se sapete un altro linguaggio ad oggetti, quale C Sharp, Python o altri, potete piano piano mettervi a guardare anche Java. Io qui vi ho linkato una guida che è quella di html.it che secondo me è fatto molto bene per chi non conosce Java. XML, allora, è un linguaggio di markup per lo scambio di informazioni. Allora, a noi ci permetterà di definire quelle che sono le risorse, ok? Android è un sistema basato sulle risorse, cioè io ho bisogno di descrivere come è fatta l'interfaccia, come è fatta l'immagine, come è fatta tante cose nel sistema, lo faccio tramite XML. Anche qui vi ho messo una guida per chi è proprio disuno di XML, che c'è un piccolo esempio. Fondamentalmente è come, diciamo, passatemela, è come HTML, solo che non ha lo stesso obiettivo, però i tag sono liberi, ok? Android avrà dei suoi tag che ci permetterà di definire un bottone, un'interfaccia, eccetera, eccetera. E in ultimo, un ambiente di sviluppo. Allora, da noi a Pisa si insegna a programmare su UI o su Emacs. Se volete programmare per Android, non utilizzate mai questi strumenti, ma credo siano molto potenti.
dovete utilizzare un ambiente di sviluppo che ha tutti i tool che vi permettono di creare e fare il deploy della vostra applicazione. Quindi o Eclipse, qualcuno di voi conosce Eclipse? Bene. Oppure, questo che è un po' più moderno, IntelliJ IDEA. Qualcuno conosce questo? No. Beh. Sono ambienti di sviluppo. Hanno una serie di tool che bene o male, se usate Visual Studio, se usate Xcode, sono i soliti tool che hanno tutti. Quindi, però bisogna avere un po' di domestichezza con questi tool. Quindi quali compiler, debugger, eccetera. Altro aspetto, quindi queste sono le cose personali che il programmatore deve avere. Altro aspetto, allora dobbiamo creare la nostra app per quali cellulari deve funzionare. Allora, su Android si presenta un problema che è quello della frammentazione. Fondamentalmente la prima versione è uscita nel 2008 e sono passati anni oramai e Android si è evoluto dalla 1.5 fino alla 5.0, Lollipop, che è uscita qualche mese fa, qualche ottobre, e hanno delle grosse differenze una versione con l'altra. Ok? E quindi iniziamo a considerare questo aspetto. Allora, ovviamente se noi volessimo sviluppare per tutte le versioni di Android riusciremo a colpire un mercato vastissimo, tutti i potenziali cellulari. Però pensiamo che un cellulare che ha Cupcake non ha dei servizi di base, quali ora non mi vengono degli esempi concreti, però ci sono le animazioni su Lollipop sono una caterva, mentre su Cupcake non ci sono, ne sono pochissime. Quindi c'è da prendere delle scelte e questo va tutto nella fase di analisi dei requisiti. Cioè voi quando dovete creare un'app dovete iniziare a pensare a dove volete che vada, quanta gente volete che lo utilizzi. Allora, qui non si vede nulla, è brutto. Queste sono le API di Android. Allora, poi queste slide ve le lascio se volete leggere. Partendo sempre dalla versione 1.0 fino alla 5.1, che è l'ultima, che deve essere ancora rilasciata, abbiamo un API level. Questo numero è quello che interessa a noi sviluppatori, cioè non il numero di versione 5.1, 5.0, che è quello che trovate sul cellulare, ma questo è un numero che va dall'1 fino al 22. Ok? Noi dobbiamo scegliere, quando chiamiamo la nostra applicazione, un range. Ok? Cioè io voglio per esempio che la mia applicazione vada dall'API 22 fino al 14. Ok? Quindi io potrò utilizzare tutti i class, tutti i moduli, tutte le varie cose che sono presenti nel sistema Android all'interno di questo range di versioni. Quelli che sono sotto, no. Facendo così, io escludo la possibilità a una persona che ha Android 2.3 sul suo cellulare di installare la mia app, perché gli darà un errore in fase di installazione. Qui si vede più chiaramente il problema della frammentazione perché abbiamo, cioè, sul Play Store, che è il market delle applicazioni di Android, ci accedono svariati dispositivi che hanno differenti versioni. Cioè, è ovvio che se io decido di fare la mia app solo per Lollipop, che è l'ultima versione, mi riesco a beccare solo questa fetta di mercato, che è il 3%. Però magari posso decidere di estendere il supporto anche a KitKat, a Jelly Bean, Screen Sandwich, eccetera eccetera. Scelta dello sviluppatore e di chi cura il marketing della distribuzione dell'applicazione. Altro aspetto da tenere in considerazione è il fattore di forma. Allora, è chiaro che un'app che deve girare qui sul tablet non è la stessa che deve girare qua da uno smartphone. Perché? Perché abbiamo monitor differenti, abbiamo più spazio sullo schermo, cioè un bottone grosso sotto un tablet è osceno, ok? È osceno. Può andare bene per uno smartphone, ma non per un tablet. Quindi dobbiamo creare un'interfaccia differenziata per le varie dimensioni dei monitor che vogliamo supportare. Solito discorso, voglio supportare i 12 pollici, 7 pollici, 5, 4? Allora dovrò scrivere più codice, scrivere più layout, però avrà più share sul market. Voglio supportare solo il monitor a 5 pollici, a 4 pollici, i tablet non vedranno la mia app. Oppure la vedranno e si streccerà e vedrà una cosa abbastanza brutta sul monitor. Se qualcuno di voi ha tablet magari ha avuto delle esperienze del genere. Ecco, fondamentale che questo qui è poi il concetto che ha introdotto Apple e qui vi ringrazio.
pensiamo anche questo, e Apple ha passato l'informatica dalla mera programmazione, cioè ho dei dati, elaborami, dammi un risultato che mi usi nella vita, a un aspetto più emotivo. Cioè a me il device deve piacere, mi devo trovare bene, deve essere alla moda, deve essere figo, deve farlo vedere agli altri, l'app deve essere carina anche se non fa niente, ok? Quindi è fondamentale che l'esperienza utente sia gradevole, ok? Non è una cosa che va sul terminale, ma è una cosa che sta in mano alla gente, che è moda. Quindi è fondamentale che sia bella su ogni device che deve andare a girare. Questo discorso assume maggior più valore se voi volete fare un'applicazione per web, per TV, per automobile. Cioè è impensabile che se voi avete 10 caselle di testo che state compilando un form, mentre 10 caselle di testo in un orologio diventa una cosa scena. Tra l'altro l'orologio non ha una tastiera, quindi voglio vedere quella persona come mette i dati con la voce, ok? Ci sono un po' di aspetti da tenere in conto. Quindi quando partite fatevi un'idea di dove volete andare a parare. L'idea è questa. Quindi non fate i frettolosi che vanno con ora vado del programma. No, perché non so dove dovete finire. Fatevi un attimino un'idea. Ok. Allora, adesso avete chiaro il target e diciamo inizia la fase di design. Allora, fase di design, da non dimenticare anche questa, però qui vi ho messo una vignetta. Autotrack Bootcode, questo è SKCD, non so se qualcuno di voi l'ha mai letto, fate le vignette che hanno un scientifico informatico. Vabbè, qui inizia il progetto. Voglio fare le cose in modo veloce o voglio fare che vadano bene? Veloce. Codifica in modo veloce? Funziona? No. Sì, funziona, ma è diventato un spaghetti code, cioè quindi roba incagabile. Il mentone sta over, cioè cazzo da tutte le parti. Oppure, ok, codifica bene, inizia a scrivere il codice bene. Hai finito? No, codifica bene. No, ho finito, ma sono cambiati i requirement, perché è cambiato qualcosa. Non ho finito in tempo di scrivere il codice. E invece qua c'è una nuvoletta con il punto interrogativo che va verso il boot code. Ok, questo per far capire che tutto il tempo che voi perdete nelle fasi prima della scrittura del codice, ok, anche a livello di design, ha una ricaduta dopo sulla manutenzione e sulla gestione della vostra applicazione. Cioè se voi volete finire prima, arriverete qua, ok, e poi e ripartire. Quindi vi consiglio di dare veramente molto spazio al design. Un'altra cosa che in genere si fa sull'app mobile in genere è fare un po' di sketch di come si vuole che l'applicazione funzioni. Cioè è chiaro che se io sto facendo una cosa del genere e l'ho disegnato così e poi a un certo punto non mi sono reso conto che mi sono assegnato funzionalità, devo andare a cambiare il design, devo andare a rimettere un bottone dove non c'era, magari ho chiesto al grafico di fare 50 icone, ora quell'icona me la sono dimenticata, quindi le devo richiedere, lo devo ripagare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi prima di iniziare a scrivere codice puro, fatemi un'idea chiara di come volete che venga fuori la vostra applicazione. Su carta, carta e penna, esistono, non dimenticateli. Io non ho più dire, cioè magari qualcuno di voi è un ottimo analista dei requisiti, eccetera, eccetera. Da noi a Pisa c'è questo vizio, in genere, di partire a programmare cioè alla cieca e la gente veramente si incatta. Altra parte importante che passa per il design, la grafica. Come dicevo prima, aspetto emozionale non va trascurato. Quindi mi raccomando, massima importanza al design. Perché non vi rendete assolutamente conto di quanto un'app che non fa nulla ma è bella possa diventare un'app di grandissimo successo, o un'app che fa tantissime cose ma un'interfaccia oscena fallisca. Ok? Perché l'utente quando vede l'interfaccia si deve sentire a proprio agio. Ci sono delle cose che la mente percepisce che voi non vi rendete nemmeno conto. Ok? Per esempio, la scelta delle icone. Icone che sono tutte nello stesso stile, cioè è chiaro che state facendo un sistema che usa l'icona in bianco e nero, anche la vostra icona dell'app sarà in bianco e nero, cioè lo stile deve essere quello. Stesso discorso per i loghi, le palette di colori. Non iniziate a mettere i colori a caso, questo diventa veramente un pugno in un occhio e nessuno lo utilizza. I bottoni, anche quelli, come sono posizionati, si riescono a prendere bene? Mettetevi
spennino in testa dell'utente, è difficile, me ne rendo conto, e provate ma se veramente vi torna bene, fatela provare anche addirittura, perché certe volte un dottore messo in un posto piuttosto che in un altro e fa che palle, ogni volta che tocca lì. Quello, quindi massima attenzione. Ovviamente le animazioni che non servono a niente a livello funzionale non fanno nulla, perché cioè, far girare l'icona non fa nulla, carico sulla CPU, però piacciono all'utente, piacciono molto all'utente, perché danno un'idea di dinamicità. Le cose che si muovono sul cellulare vuol dire che le cose stanno funzionando bene, che neanche sta laggando, che non ci sta bloccando nulla. E in ultimo, a me che si sa visitarlo, sono i font. Assolutamente scegliete un font usate quello. Non iniziate a mettere roba tipo Comic Sans MS, io partirei dal mondo dell'informatica e qualsiasi altra cosa che ha MS nel nome. Vabbè, comunque, scegliete un font. Android vi fornisce Roboto, che è il loro font di base, che potete scaricare, so, tutte le versioni, light, condensed, eccetera, eccetera. Però se volete usare altri font, usateli, perché siano i vostri font, cioè la vostra applicazione deve essere un ecosistema a sé, ok? E in ultimo io vi linko a questo sito che è Google ha deciso di rivoluzionare un po' il design delle proprie applicazioni passando al cosiddetto Mattia Design. Cioè, loro vorrebbero, forse stanno riuscendo, creare lo stesso stile dell'applicazione su tutte le varie piattaforme su cui uno può utilizzarla. Ok? Ora è un po' astratto così da dire, però l'idea è che io l'interfaccia sul tablet simile a quelle che ho sul desktop, eccetera, eccetera. Ora, questo si va a scontrare col fatto che su un tablet ho il touchscreen e sul desktop magari ho un mouse, che sono due cose diverse, però. E loro stanno andando verso questa strada, che è un po' quello che sta facendo anche Mac, iOS, eccetera, eccetera. Comunque, se state iniziando a creare un'app, datemi un'occhiata alle linee guida sul design, perché sono molto semplici, però vi danno un'idea di come vanno fatte le cose, ok? Va bene, chiaro, abbiamo fatto i quesiti, abbiamo fatto il design e adesso si inizia a scrivere. Allora, Google ha messo a disposizione dei tool per lo sviluppo. In particolare, vabbè, bisogna scaricare l'SDK, che è il cuore della raccolta dei tool che ci permette di creare app per Android. Qui vi ho messo il link da cui si può scaricare e la schema principale è questa. Allora, per programmare su Android le alternative sono due fondamentalmente. O scaricate Android Studio, che è un ambiente che deriva da IntelliJ IDEA, quando prima vedevamo Eclipse, IntelliJ quello sotto. Quindi loro hanno preso questo ambiente di sviluppo, l'hanno customizzato il più possibile per renderlo proprio un loro ambiente e l'hanno chiamato Android Studio, oppure utilizzare Eclipse. Allora, vabbè, intanto vediamo Android Studio. Quando è che io, questi poi sono consigli, io consiglio di utilizzare Android Studio sì all'inizio, cioè uno non è programmato su Android e deve iniziare, ok? Android Studio può essere utile. Non si vuole perdere tempo a configurare l'ambiente di sviluppo, perché Android Studio quando lo tirate su è già tutto pronto, una cartella, doppio clic e fa, non c'è da installare nulla, ok? Questo su Linux ora poi non so adesso. Se conoscete IntelliJ IDEA di Outlook come vi pare e non conoscete Eclipse, ok? In particolare, se conoscete Eclipse, quindi se qualcuno di voi ha esperienza su Eclipse, forse per voi è più semplice partire da Eclipse, ok? E in tutti gli altri casi Android Studio va bene. Sono degli ambienti di sviluppo, è chiaro però che se uno lavora da anni su Eclipse, magari sa tutti i suoi shortcuts, sa dove trovare le cose, il factoring, eccetera, eccetera, sono Android Studio sono cambiate totalmente. E ad esempio io adesso sono appena in fase di transizione, ho lavorato per anni su Eclipse, poi piano piano Google sta spingendo verso Android Studio. Ovviamente quello è il loro sistema e vogliono che la gente vada lì. Certo, lì ci sono tanti gig e su Eclipse non ci sono, però Eclipse io lo preferivo perché gestisce tantissimi linguaggi, quindi se uno sta facendo qualcosa lato web, JavaScript, PHP, può switchare da un progetto all'altro e su tutti i linguaggi di supporto da lì. Android Studio questo mi pare non lo faccia.
non mi sono ancora addentrato in questi dettagli, però sta a voi la scelta. In ultimo, se volete sviluppare per wearable, TV, Chromecast, qualsiasi cosa sia di Google che abbia a che fare con Android, Android Studio, perché con Eclipse vi posso assicurare che è veramente complesso, ok? Che loro stanno abbandonando per andare in supporto. Quindi questa a voi, scegliete, vi ho messo entrambi in alternativa. Vediamo la parte come si fa a configurare Eclipse, che è leggermente più complessa, nemmeno troppo. Bisogna scaricare un plugin per Eclipse che si chiama ADT e è quello che permette Eclipse fondamentalmente di gestire le vostre applicazioni, i vostri progetti. E se avete usato Eclipse vedete che dalle opzioni si può andare a aggiungi software e poi al repository, qui c'è il link del repository. E la conferma di installazione la vediamo da queste due iconcine, che sono una l'Android dentro la scatola e un'altra il cellulare con l'Android dentro. Dopo vi spiego cosa sono. Quindi vabbè, qui c'è la schermata, questa è una cuba tipo guida, ve le lascio poi dopo vi parlo. Installate il software, ecco, a differenza di Android Studio che è tutto pacchettizzato insieme, Eclipse viene con il plugin e poi bisogna scaricare l'SDK, che come dicevo prima era il cuore, cioè diciamo tutti i tool che ci permettono di lavorare con i pacchetti Android sono l'SDK. Poi da una parte c'è Eclipse che è il plugin che si interfaccia con l'SDK, dall'altra c'è Android Studio che ha già tutto dentro. I passi sono semplici, scarica l'SDK, si spacchetta, si mette in una cartella, io in genere la metto dentro chi lavora su Linux, slash home, slash utent, slash Android, che è lì facilmente si trova. Il comando da dare la prima volta è questo, tools slash android spazio SDK, e lui fa partire questo programma che si chiama Android con parametro SDK, e questo programma è il cosiddetto SDK manager che ci permette di scaricare i componenti. Vi faccio vedere questa schermata, non si vede benissimo, però fondamentalmente io ho per ogni versione di Android la possibilità di o scaricarla tutta o scaricare solo diciamo i file .class che sarebbero i compilati Java, oppure di scaricare gli esempi, le immagini per l'emulatore. Quindi l'SDK Manager è quello che ci permette di scaricare tutti i vari componenti che ci permettono di programmare per Android, ok? Qui ho messo una piccola nota che io mi ci casino sempre, che utilizza 64 bit, delle librerie che loro hanno funzionano solo a 32 bit, quindi dovete installare queste. Qui vabbè, questo è il comando che trova, andate nel terminale via, vi lascio qui per completezza. E niente, diciamo, abbiamo scritto la nostra applicazione. Ci sono domande fin qui? Se ci sono domande fermatevi, io tendo ad andare veloce, poi magari qualcosa scappa. Prossimi, chiedete. Sì, là. Va bene, allora, ultima cosa sull'implementazione. Vi ho preparato delle app di esempio, che dopo vi faccio vedere, sono semplicissime e servono un po' per iniziare. Allora, è chiaro che io non mi metterò qui a farvi vedere. Allora, meglio voi. Si fa così? No, perché dovrei spiegarvi comunque una trentina, 40 tipi di classi differenti. Come vengono gestite tot cose su Android non basterebbero 3-4 ore, quindi ve le lascio, ve le faccio vedere, magari non, però programmazione in senso stretto non la faccio perché questo seminario deve servire di voi, a voi per darvi un spunto e degli input da cui partire. Poi ovvio che uno la conoscenza per programmare si deve fare da solo studiandosi cose o se fanno corsi più dettagliati che durano mesi. Vabbè. Allora, adesso che la nostra app è pronta, quindi abbiamo scritto tutto il codice della nostra applicazione, vogliamo provarla. Per provarla abbiamo due strade. Allora, la prima è usare un emulatore, ok? E abbiamo preso quello che è l'APT Manager. Allora, quelle due iconcine che dicevo che qua appaiono su Eclipse, che hanno un Android dentro la scatola, vi fa partire l'SDK Manager, scaricare il pacchetto. La GT Manager vi fa partire il manager degli emulatori, perché voi potete far partire l'emulatore con Android
sul vostro computer per provare l'applicazione. Allora, secondo me, io ho sempre usato poco gli emulatori. Il vero, secondo me il vero utilizzo dell'emulatore è uno, è quello di provare il layout. Perché l'idea è che poi voi avete un cellulare, un tablet, due cellulari, cioè potete chiedere a qualche amico, ma magari sul tablet a 12 pollici non riuscirete mai a provarlo perché non c'è nessuno, non avete voglia di comprarlo, o vi spendete soldi a caso. Allora si può creare un device virtuale con determinate specifiche. Quindi si può impostare la risoluzione, la memoria, la versione di Android, eccetera, eccetera, eccetera. E questi proprio partono come se fossero delle macchine virtuali, ok? Come alla VirtualBox, ok? Allora, qui c'è un po' di luce, però fondamentalmente avete proprio la schermata del cellulare e qui una tastiera fisica e i bottoni principali, ok? E per questa fase del layout sono comodi. Oppure anche per provare un altro su un pezzo di vecchia, magari Android 2.3. Voi volete comunque che sia compatibile per beccarvi quelle fettine di mercato che andrebbero perse, no? Non avete nessun cellulare che c'ha 2.3, potete usare un emulatore che emula quella versione. L'alternativa è utilizzare la modalità debug del vostro cellulare. Allora, se andate nelle impostazioni del cellulare, c'è opzioni sviluppatore. Piccola nota, di recente, un anno e mezzo quasi, Google ha deciso di togliere opzioni sviluppatore che siano pubbliche, quindi se andate nelle impostazioni ci sta che non la troviate. C'è un trick che è di andare nelle informazioni del sistema, prendere 7 volte sul numero di PID e vi attiva quel menu lì. Lo trovate su Google tranquillamente, non è difficile. E a quel punto, che attiva la modalità debug, ogni volta che collegate il cellulare al computer viene scritto cellulare connesso modalità debug. Allora voi potete, con Eclipse da Android Studio, far partire applicazioni direttamente sul cellulare. Addirittura avete ADB, che è un tool che sta per Android Debug Bridge, che è fondamentalmente il debugger remoto. Cioè voi potete vedere il log di sistema, che è una cosa comodissima, del vostro cellulare, o installare app in remoto, fare lavori col cellulare, accedere a una shell, finché la premetta. È molto comodo. Io consiglio sempre di testare l'applicazione sul device. Sempre sul device. Se volete programmare app per Android, comprate un cellulare, Android se non lo avete. Perché altrimenti risulta molto molto complesso. Ok? Altra cosa, ora io la sto presentando alla ingegnere del software, cioè tutta la fase di sviluppo, cioè tutta la fase di verifica. Cioè, è chiaro che è impensabile che uno si metta a scrivere 10.000 righe di codice e poi alla fine qua, ho finito, fai play. Cioè, non fate così. Ok? Consiglio concretamente. Sarà che sono fatto. Ok, quindi più che altro ecco, il discorso è che se volete anche utilizzare applicazioni che, cioè realizzare applicazioni che fanno utilizzi particolari di sensori, grafica, rete, eccetera, eccetera, il device fisico è meglio, cioè il giroscopio non regolato con l'emulatore di Android, dovete utilizzare forse un device fisico. Perché comunque anche se riuscite a trovare un'app che ve lo emula, eccetera, eccetera, non sarà mai come la realtà, ok? L'app va provata in condizioni di realtà, ok? Questo è il primo step. Lo step successivo è provare l'app in condizioni di stress. Esempio, state facendo un'app che deve scaricare dei dati da internet e che vuole scaricare delle news da un sito RSS, ok? E a un certo punto togliete il cavo elettrico dal vostro router, ok? Quella è una condizione di stress. Oppure andate sullo store e fate installare 20 app e fate partire la vostra applicazione. Ok? Come si comporta? Oppure fate partire l'app e ne aprite, dopo lei ne aprite altre 40. Ora io sto sparando, però l'idea è quella. Andate a vedere la vostra app in che stato è, c'è sempre, è stata tolta, eccetera, eccetera. Scritture su schede di memoria. E se la scheda di memoria funziona sempre? Perché l'utente poi si trova in condizioni dove sta lavorando con l'app, oh no, non mi stava chiamando, quindi parte una telefonata, la vostra app va in background, cosa succede?
succede? Android è un sistema complesso, è difficile da conoscere in ogni dettaglio, però qualche condizione di stress possiamo generarla. Quindi cerchiamo di realizzare l'app che sia più affidabile possibile. Ok. Sì, qui il menu opzioni sviluppatore, vedete che c'è una voce debug USB. Si attiva quella, poi il cellulare è collegato più in computer. Allora, ultima cosa, manutenzione. Io qui dentro manutenzione ho messo anche la fase di deploy, ok? Che sarebbe fondamentalmente quella in cui l'app è pronta, la mettiamo sullo store. Allora, io cito questo file che secondo me è più importante quando voi lavorate con Android, che è androidmanifest.xml. Allora, questo, diciamo, tra tante virgolette, è l'unico file pubblico che esce dalla vostra applicazione. Non è così in realtà, però in prima battuta assume così. Quindi lo store leggerà questo file e da questo file capirà cosa la vostra app fa, quale versione di Android la vostra app riesce a far girare, se ha bisogno di sensori. Quindi tutte le richieste a livello, diciamo, di dispositivo vanno in questo file. È un file XML, ci sono delle chiavi tipo use this feature e l'attributo, la feature che sta utilizzando. Esempio, ci sono dei dispositivi Android che non hanno il touchscreen, che sono dispositivi tastiera QWERTY. Loro, magari la mia app ha bisogno di usare il touchscreen perché è una cosa un po' complessa e vuole touchscreen, un gioco multi-touch e quello lì non ci può giocare. Allora io devo inserire questo filtro, ok? Posso anche non inserirlo, però se non inserisco lo store non lo sa, la scaricherà anche quella persona. Quella persona, quando la scaricherà e farà partire, non gli funzionerà e vi darà una stella sul market. Una stella sul market uguale fallimento. Questo è il principio di base. 5 stelle uguale successo. Questo è abbastanza semplice. Per cui, attenzione a che cosa facciamo qui dentro. Qui dentro, per chi utilizza Android, ci vanno anche tutte le richieste e le permission. Esempio, la vostra app vuole accedere a internet. L'utente deve sapere che la vostra app sta accedendo a internet, perché io posso fare una calcolatrice, ma il sistema non mi permette di fare chiamate online. E l'utente che sta installando una calcolatrice dice permessi accesso a internet, perché magari non lo vuole installare, ok? Tra l'altro, se voi non lo mettete quel permesso, quando andate nell'applicazione a fare una chiamata al servizio di rete, vi dice non puoi fare chiamata al servizio di rete se non hai esplicitamente richiesto permesso per fare chiamata al servizio di rete, e crasha una stella. Quindi fate molta attenzione a cosa va a fare. Tra l'altro, un piccolo dettaglio, per chi ha cellulare Android, quando siete nel market aggiorna, alcune app ve le aggiorna dirette, altre ve le aggiorna vi chiede una conferma. Quelle di cui vi chiede una conferma sono quelle di cui sono cambiate le permission. Quindi quando voi lavorate con questo Android Manifest, fatevi un'idea di quelle che sono effettivamente le vostre richieste, quelle che vi potrebbero potenzialmente servire in futuro. Ok? Non mettetele tutte perché probabilmente una persona non ve le installa. Mettete il minimo indispensabile, però fateci molta attenzione, perché se io metto l'app che ha 5 permission e l'aggiorno, poi si aggiorna in automatico su tutti i dispositivi. Se io ne aggiungo una, l'aggiornamento è bloccato fin quando l'utente non rilegge le permission. Ok? Ora poi c'è chi non le legge, tipo io, però a qualche volta. Però c'è chi le legge. E comunque in linea di massima è un blocco, perché Android ha la possibilità di impostare aggiornamento automatico delle applicazioni e vi aggiorna tutte quelle di cui non cambiano permission, però non aggiorna quelle di cui cambiano. Ok? Quindi anche lì, molta attenzione. Questa è una cosa che rientra un po' anche nella fase di analisi dei requisiti e design, però fateci attenzione. Ovvio, dentro il manifest si fa il nome, la versione, le informazioni generali, eccetera eccetera, anche quindi se deve essere solo per tablet ci andrà una richiesta sulla dimensione del monitor, ok? E niente, questo qui è proprio effettivamente il file che il Play Store utilizza per non mostrarvi delle app. Fondamentalmente il vostro device espone delle capabilità
però non vi mostra l'altro. Oppure se voi ci riuscite ad arrivare, è scritto questa applicazione non è compatibile con il tuo dispositivo, ok? E vi blocca. Una volta che è pronta, si fa un'esportazione dell'applicazione in formato APK. APK è un po' come era il jar, cioè è una cosa compressa con tutto dentro. Quindi è un file unico che contiene l'applicazione nella sua interezza, va firmata dando una chiave di crittografia, quindi sono delle chiavi che permettono di assicurarsi che lo sviluppatore sono io, perché, esatto, se uno mi ruba la password dell'account di Google, può caricare la versione 1.2 della mia applicazione a mia insaputa e la gente la scarica, perché per loro è un aggiornamento, ok? Mentre invece con la sicuratura del pacchetto, Google si assicura che sei proprio te, lo sviluppatore, che ha creato quel pacchetto. È chiaro che se mi rubano il keyring dove ho la chiave privata e pubblica, fotografia base questa, poi loro possono pubblicare a nome mio e quindi sono capito. Però questo è un altro livello di sicurezza. E alla fine la pubblichiamo sul Play Store, che è lo store di Google. Io vi consiglio, se volete, di provare, perché tanto sul Play Store, non so se avete idea, ma c'è tanta di quella merda che non abbiate paura a pubblicare quello che volete, al limite non ve la scaricano, non succede nulla. È una bella esperienza, perché comunque qua capire un attimino come funzionano determinate dinamiche. Tenete in considerazione che per pubblicare sul Play Store dovete pagare una quota di $25 in una tantum, ok? Però certamente meno rispetto a Apple Store, App Store, che ha, se non sbaglio, un fatto annuale, non mi ricordo di quanto. Grazie, sono certamente. Una cosa comoda che fa Apple Store vi permette di monitorare gli errori e gli RS anomali. Okay. Cioè, se la vostra app crasha, ve lo fate appare scritto, l'applicazione pinco pallino ha smesso di funzionare. Ok, attendi, segnala. Chi fa segnala invia al Play Store lo stack trace, quindi se avete lavorato con Java è l'elenco di tutte le chiamate che hanno portato ad arrivare a quell'eccezione che non è stata gestita, ok? E può tornare molto comodo perché c'è proprio la riga dell'errore e questo è utile per fare bug fix, correzioni successive eccetera eccetera. E c'è una domanda? Vai. Riguardo sulla pubblicazione sul Play Store, di recente si è parlato sul fatto che Google recente utilizzi intelligenza artificiale per scansionare le app. Molte volte quando si va un po' immoralizzare o magari copyright così, Google senza darti un preavviso niente ti chiude l'account e tra l'altro ti limita anche la creazione di un altro account. Sì, sì. Familiari, quindi secondo me è un po' si deve stare, cioè si deve essere. Sì, sì, sì. Ho letto un articolo su tipo Android World qualche settimana scorsa di questo problema qui, di un utente che gli era stato proprio chiuso l'account. Allora, tenete in considerazione che Play Store, a differenza dell'App Store e del Windows Store, non ha un controllo all'accesso, diciamo, voi potete pubblicare e dopo un'ora è online, disponibile per tutti. Quindi non c'è validazione, non c'è nulla di nulla. Il che è sia un bene che un male. È un bene perché voi potete pubblicare senza stare a perdere tempo, senza avere controlli dall'alto. È un male perché si crea un ecosistema più eterogeneo. Esatto. Su Windows Phone, mi pare se fossero delle richieste per quanto riguarda la privacy policy. Se non c'è la privacy policy nel menu contestuale, mi ricordo dove, ti bloccano l'applicazione. Ok? Su Android. Questi controlli ci sono un po', sì, ma non tantissimo. C'è la privacy policy, però uno può non metterla e la tua app però magari invia dati personali al mondo senza avere vincoli di alcun genere, ok? E quindi niente, se no, cioè, è l'altro della medaglia. No, era per più altro per rispondere al fatto che possiamo pubblicare quello che vogliamo, perché magari cioè, pubblicare quello che vogliamo e poi chiudere un account. Certo, allora, tenete in considerazione che i controlli comunque vengono fatti quotidianamente su, allora, in primis il nome dell'app. Cioè, non potete sognarvi di creare un'app e chiamarla Facebook e di metterla sullo store, perché domani non so. E probabilmente ti bloccano l'account. E
soprattutto anche il discorso, un po' come succede su YouTube, cioè copyright, se voi iniziate a tirare dentro roba che non è vostra, appena se ne accorgono si sta per la schiodi. Quando succede qui il problema è che uno perde l'app e perde anche, cioè soprattutto quello che secondo me è la moneta di oggi, che sono le review e le stelle. Cioè, un'app può metterci mesi, anni per arrivare a un sufficiente numero di stelline, nel momento in cui te la levano hai perso tutto, come i video su YouTube. Cioè, se c'hai 100.000 visualizzazioni te lo bloccano, passi, le perse. Quindi fate molta, molta attenzione a cosa tirate su. Poi, per esempio, in un'app che ho sviluppato ho messo delle immagini, cioè dei disegni presi da internet, non so di chi sia assolutamente, non ho avuto grossi problemi per ora. Però non è la roba, cioè, non è la roba che ti si riguarda, quella lì è un'immagine di un film della Warner Bros. Magari quello no, cioè io eviterei. Arrivi su tante app, tipo che so, Nintendo è una software house che sotto questo aspetto fa molto controllo. Molte app, ho visto molte app Nintendo che sono state tolte, come molti video su YouTube che sono stati bloccati, che chiamano appunto di Nintendo. Quindi anche lì sta un attimino a voi. Hai risposto? Ma sì. Allora, io mi avvicino piano alla conclusione, però vi do qualche consiglietto qua là che vi porto nel codo. Allora, questo per come sono fatto io, poi ognuno come vuole. Prima di iniziare assicuratevi di essere in linea con i prerequisiti. Cioè, date una rilettura già XML, un po' di Eclipse, eccetera, eccetera. Di qui vi siete trovando a spari in inglese, in italiano, in tutte le lingue. Però guardatele, perché se vi approcciate alla programmazione Android senza sapere un minimo di cos'è una lista in Java, potreste avere dei problemi, perché le liste, per esempio, vengono usate tante altre cose. Allora, iniziare, io ho fatto così, poi anche questo, come volete, da un libro, ok? A me dava avere la visione, diciamo, completa del problema, cioè, più che andarmi a cercare su Google come si risolve una cosa, magari sapere che il sistema ha una determinata potenzialità può essere utile. Poi magari non ti ricordi il nome della funzione, non ti ricordi il nome del modulo, non ti ricordi nulla, però sai che si può fare. Questo è un approccio, l'altro è Google Easy Apprendere. Cioè, non programmate se non avete internet. Perché sia chiaro che essendoci milioni di funzioni, avete bisogno di andare a cercare su Google o su qualsiasi altro sito tutti i parametri, tutte le varie funzioncine che possono tornare comode. Quindi usate Google, ecco, prima di andare a sbattere questa cosa nel muro, cercate bene. Altra cosa, io ho visto molta gente che trova il codice online, cioè va su Google e scrive Google Creating Animation with Image View, perché vuole fare un'animazione particolare, trova il codice, ah è quello, copia e incolla, oh, dentro. Allora, voi, vabbè, è giusto copiare, cioè è un app. Però prestate attenzione a cosa buttate dentro, cioè leggete il codice, se non avete idea di che cosa sia date un attimino una lettura a Java, a reference, cioè qualcosa, perché voi rischiate di buttare dentro codice che fa cose che non ve le, cioè, non ve le immaginate, poi magari è lì perdete umore, quindi ecco, fate molta attenzione al codice che trovate online, tanta, perché si trova di tutto di più. E niente, come avevo già detto prima, provare la vostra app su device diversi e in condizioni differenti. Quindi stress, orientamento, cioè girate l'app. Cosa succede? Intanto, analisi. Voglio che la mia app funzioni solo in verticale o anche in orizzontale? O solo in orizzontale? Questa è una decisione che va presa. Se la app funziona solo in verticale non le potete girare. Altri che invece devo girare. Cosa succede se io lo giro? Devo cambiare layout. Android gestisce questa cosa in modo particolare, per cui va gestita anche questo aspetto. E non dimenticate mai, questo per come sono fatto io, la documentazione. La documentazione che sta bene, la santa documentazione. Vuol dire commenti in line. Cioè se state scrivendo una cosa che è complessa, scriveteci /, sta facendo questo. Una cavolata. Però poi, la prossima volta, dopo 2-3 mesi che andate a riprendere in mano, avete idea di cosa sto facendo, perché c'è il rischio poi che vedete male il codice e non avete assolutamente idea di cosa stia effettivamente facendo lì.
E poi vabbè, il sabato, perché sono andato, non ne va scritto tanto. Però se scrivete delle vostre classi, dei vostri moduli, eccetera, eccetera, ecco, documentate ogni funzione, perché anche questo è effettivamente utile. Un altro consiglio che mi sento di darvi, qua giù, settimo, è imparatevi un sistema di versionamento. Io consiglio Git, però se non vi capo potete usare un altro qualsiasi. Perché? Allora, tanto se dovete lavorare con qualcuno in parallelo e non sapete utilizzare un software del genere, cioè non lo farete mai con Dropbox o con altre cose che fanno la sincronia così, perché è allucinante. E sembra una cavolata, ma Git in particolare vi aiuta a strutturare il codice. Perché uno, cioè l'idea è che fa delle modifiche, devono essere modifiche che hanno un senso fra di loro, e fa un commit di quelle modifiche lì, solo di quelle. Non che io lavoro una giornata su 10 funzionalità, le commit tutte, così l'altra persona di là perde 2 ore a capire che cosa ho fatto. Okay. E soprattutto poi Git ha la funzionalità dei branch, che è molto comoda. Io ho il mio progetto main, su cui faccio solo magari bug fix, voglio una nuova funzionalità, faccio un branch, quindi inizio a sviluppare cose, poi se ho bisogno di tornare nel main, poi arrivo nelle branch e quando sono pronto faccio un merge, cioè mi riporto dentro nel principale tutte le modifiche che ho fatto. Ok? Ma io non so voi, però da noi a Pisa queste cose non le insegnano e uno si deve imparare da solo. Spendeteci del tempo, perché quando vi trovate a lavorare in team servono, soprattutto se avete letto qualche offerta di lavoro. Conoscenza di Git, di GitHub, sono cose che per male vengono richieste sempre, quindi non è difficilissimo, basta perderci un po' di tempo. Ci sono anche dei ebook free che potete trovare online, quindi dategli una lettura, perché veramente secondo me aiuta tantissimo. E poi ovviamente vi permette di ripercorrere tutta la history, se volete vedere quel file come era anni fa ve lo fate. E tra l'altro una cosa figa che fa Eclipse è la history inline, cioè voi di ogni linea di codice potete risalire a tutti i commit che l'hanno coinvolta, quindi capire quella linea da dove deriva, chi è che l'ha messa, come mai è nata, eccetera eccetera. Eclipse non ha di nativo il supporto a Git, ci va installato un plugin che si chiama E, come Eclipse, Git. Android Studio invece ha già il supporto per Git, che è una cosa in più che fa più una cosa. Allora, io vi ho messo altri link. Questo è il sito principale dei developer di Android, dove trovate tutta la documentazione, news, eccetera eccetera. Questo è il sito principale del design, e qui ci stanno le linee guida, eccetera eccetera. E questa qui è un'altra guida di HTML, che è una guida su Android generica. Allora, io consiglio questo. Questo di Massimo Carli, Android guida dello sviluppatore. Questo qui in italiano, ok? Però è un simpatico difetto, che è iperprolisso, cioè parla di tutto, di più, ci mette, cioè il primo esempio dopo 100 pagine, in cui mettetevi la mia faccia e date una bella lettura, è comodo. Questo qui in particolare è la versione per Android 2, che può tornare comoda, però c'è anche la versione per Android 4, si chiama Android 4 guida dello sviluppatore. E non l'ho letta però. Che possa essere utile anche quella. È in italiano, quindi per chi magari non mastica molto bene l'inglese può essere più comoda. Tenete in considerazione che se sviluppate per Android molta la documentazione Java ufficiale è in inglese, non se la sogna nemmeno minimamente di tradurlo. E molti snippets online sono anche quelli commentati in inglese, quindi quello purtroppo mi viene detto. Se no, l'altro è questo. Professional Android 4 Application Development, che è un mattone, o la Bibbia, come faccio chiamarlo, è di Retromeyer, che è uno sviluppatore Android del core, quindi lui è uno di quelli di Google che lavora al core di Android, e tra l'altro è un libro che scrive sull'Android Developer Blog, che è un blog che lo tengono aggiornato tipo ogni settimana, pubblicano codice così, tipo se ti aiuto, è in inglese, però è fatto molto molto bene. Cioè, questi qui sono quelli della Prox, sono comunque dei video ottimi e fanno veramente roba seria. Allora, ora diciamo è finita la parte solamente di
Qualcuna domanda? Vai. Qual è la differenza tra app e web app? Allora, la differenza tra app e web app è drastica, se non enorme. Allora, l'app, o quella che vi chiamo app nativa, è un'applicazione con il codice scritto che gira all'interno del sistema Android, quindi è codice Java, c'è una macchina virtuale, c'è un database collector, e vi parlavamo tutte le sue cosine belline di Android. La web app invece è codice web, quindi HTML, JavaScript e CSS fondamentalmente, che non gira propriamente nel sistema Android, ma gira all'interno di un browser, che sta diventando, ovviamente il browser oggi sta diventando sistemi operativi quasi, però diciamo è drastica, perché da un lato la web app, l'app nativa intanto funziona in locale, ha bisogno della connessione internet. La web app, ok, può avere dei dati in locale, però comunque non la scarica se non è internet. Il pro della web app è che io la creo una volta e quella mi gira su tutti i dispositivi che hanno un browser mobile, quindi questi, un iPhone, un Windows Phone, sul desktop, no problem. Però non è nativa. Non è nativa e si può fare quello che si vuole, ok, si può migliorare, eccetera, eccetera, ma rimarrà sempre un'app non nativa. Quindi l'utente avrà la percezione che quella lì è un'app non nativa. Ci sono delle app, tra cui una di quelle che vi lascio di esempio, che fanno questo. Si caricano, hanno una web view, che è un widget di Android, che dentro qua un link carica una pagina. Praticamente è una schermata di un browser dentro un'app. E te vedi l'iconcina, ti sembra di vedere una carina, l'app, eccetera, eccetera. In realtà quella è una web app in realtà, perché sta caricando un sito e gira tutto su, cioè è codice che arriva da quel sito e codice Java in realtà ce n'è veramente pochissimo. Non essendo un'app nativa soffre di sbagliati problemi, cioè comunque te che tu, cioè poi ci sono tutte quelle librerie che fa il bottone che su Android si colora in quel determinato modo che è il colore dei bottoni di Android, e se invece viene mostrato su iOS ci fa il bottino grigio e blu, ok? Però rimarrà sempre un'app non nativa, cioè quello è il prezzo che si soffre. Avevo trovato un'immagine ma non l'ho messa, e era così, era app nativa versus web app. L'app nativa si vede tipo l'omino davanti con tipo un labirinto complicatissimo in fondo un castello, e la web app c'è cioè l'omino con la strada dritta e una casetta di legno. L'idea è che cioè, la web app è semplice da scrivere, ti fa da un risultato magari anche immediato, però c'è la casetta di legno. L'app nativa è molto più complessa perché devi studiare, devi vedere cose, però è il castello, ok? La differenza è fuori quella. Altre domande? Sì, facciamo. Sì, adesso domande sulle. Tutto quello che ho presentato adesso, se avete domande, poi c'è un'altra piccola parte. Che... Allora aspetta, quindi... Allora, prima che lui passi alla seconda parte, secondo me è giusto che lo ringraziamo. Posto. Siamo con la registrazione. Vabbè, allora, visto che ho fatto la prova, spero che abbiate apprezzato l'inflessione livellmente toscana e la terminologia di Nicola. Quindi grazie per la parte con le domande. Altre domande? Vai. Allora, sì, questo non l'avevo messo perché ci sembrava scontato, però proprio secondo voi. Allora, il discorso è programmare nativo è tutto quello che abbiamo visto adesso. Rispondo anche agli altri. Programmare utilizzando un framework vuol dire utilizzare un sistema, i più famosi sono OnGap, che è Diapass, e Titanium. Allora, sono dei sistemi dove ora non sono operatissimi, quindi magari leggetevi voi, dove si programma in HTML e JavaScript e il codice viene convertito in diciamo codice nativo. Vabbè, andiamo così. Allora, il problema è molto simile a quello della web app. Allora, te hai già cioè, l'idea poi lì è quella di cercare un po'
il programmatore e te cercare di avere il minimo sforzo, perché devo programmare una cosa su molte piattaforme. Per l'utente cercare di ingannarlo, perché te potresti fare una web app tranquillamente. E si cerca, cioè si riesce un po' a ingannare, perché comunque viene comunque generato del codice più nativo, diciamo così. Ok, quindi i bottoni vengono reindirizzati bene, eccetera, eccetera. Però comunque, che ti dico anche in termini di prestazioni, non si riesce a vedere il risultato di un'app nativa, perché l'app nativa gira diretta sulla macchina virtuale di Android. L'app sviluppata con framework ha macchina virtuale, framework app, quindi ha un livello in più. Quindi vuol dire un livello di performance, di memoria occupata, eccetera, eccetera, eccetera. Ottenere comodo, certo, se uno, quello si utilizza. Su quelle app ci sono web intensive, quindi tipo se puoi fare una cosa tipo Facebook, diciamo, di cui cioè, te di base hai già i contenuti, leggi tutto online, è bene o male quello, ok? Allora lì può avere senso sviluppare in quel modo, ma se ti devi fare un videogioco, non lo fa, cioè secondo me con Pong App è un casino, non è quello. Bisogna utilizzare il framework con Unity o qualcosa di sviluppo proprio videogiochi che creerà una cosa ad hoc, ok? Io sono dell'idea, perché mi capo Android, sviluppo nativo oggi sempre, esempio, sensoristica. Io non so come fa un gatto a leggere il giroscopio, ma se mi metti anche 10 millisecondi di delay su ogni rilevazione, sto perdendo io. Quelle lì sono cose che devono avvenire in real time. Okay. Per cui sta tutto allo sviluppatore e rientra anche questa in una fase analisi. Lì è lì che si decide targeting, quali dispositivi voglio raggiungere e quindi di conseguenza, oltre a pensare alle versioni Android, si mette anche a quei dispositivi, anche queste forme. Cioè, io ho detto iOS, Windows e Android, ma ci sono anche altre che molto spesso non si nomina. Vai. In uno scenario in cui c'è un'organizzazione, una ditta o un dipartimento può offrire un servizio a delle persone studenti o qualche titolo, che devono in qualche modo loggarsi, quindi avere delle credenziali, farsi riconoscere, poi accedere dei dati, fare delle operazioni, però non è richiesta una possibilità, ma solo un'operazione, sì. È meglio la web app, l'app. Dipende. Allora, ti faccio un esempio. A Pisa c'è il servizio di bike sharing, che c'è anche a Bologna se non sbaglio, non so se c'è anche a Modena. Comunque, fondamentalmente sono delle biciclette che te agganci e sganci. E c'è una web app in quel caso per farti vedere l'elenco delle stazioni con il fosso. Quella che è minima informazione, va bene web app. Quello che dici te, quindi accesso. Dipende che cosa poi accesso per fare cosa. Cioè, rendi conto che se te non fai una web app c'è il rischio che tu tagli fuori delle persone. Ok? Perché se te hai cellulare con Firefox OS, per dire un altro, e non è una web app, quindi è una alternativa, la puoi fare anche per Android, iOS e Windows Phone, lo vuoi non è. Ok? Quindi anche lì si tratta di capire, ti rendi conto che io non sono esperto in programmazione web, ma se vuoi fare determinate layer di cifratura ti serve lavorare con Java diretto su una macchina, ok? Magari bisogna di una chiave privata che sta cifrata dentro l'app, con la web app magari di difficoltà, ora magari con una SSL, non lo so, poi bisogna vedere il caso specifico. Anche lì, si può fare il tramite, quello che ne è di massima. In genere i servizi di università sono erogati tramite web app, perché sono tutte autenticazioni tipo LDAP, quindi c'è un utente e password che vanno ovunque, fai web app così la fai una volta sola per tutti i device portatili o smartphone che siano. Però può avere senso anche un'app, per esempio, che ne so, se vuoi fare un'app di università e ti notifichi quando c'è un nuovo esame o qualcosa, quello non lo fai con la web app, cioè le notifiche nella web app non esistono, ok? È una cosa di sistema Android e quindi lì sta a capire cosa uno vuole fare e cosa bisogna usare. Una cosa che come ambiente di sviluppo la web app è senso, si usa sempre come ambiente di sviluppo, come ambiente di sviluppo usare un ambiente di sviluppo che ti supporti web development.
quindi va bene anche Eclipse, ma ci sono anche tante altre cose, cioè se usi Windows scudo magari Discord o non so, su Deep Text se vuoi qualcosa di più easy. Certo, anche lì, scegliete, cioè web app può essere sia l'app che io l'app con Chrome, che vado su www, unimori.it, segnate, oppure può essere l'app che dentro, quindi l'icona, l'applicazione che sta sullo store, però dentro vi carica codice HTML. Quella applicazione fittizia dei pari con un ambiente di sviluppo per Android, quindi è questo. Sì, 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 sì. Apro. No, va bene. Ah no, scusa, non ti vedevo, vai. Volevo vedere soltanto se ha qualche consiglio tipo di engine da usare, se non è un engine tipo per le giochi. Allora, io ti consiglio, vabbè, Unity, se sei studente ti danno la possibilità di acquistare la licenza a un costo molto ridotto. Se non sbaglio le licenze vanno anche in piattaforma, ok? Quindi te scegli per quante piattaforme vuoi sviluppare e di lì devi pagare più licenze. Cioè se vuoi per Android, Xbox, eccetera, eccetera, devi pagare più licenze. Io sono in grande, non l'ho mai, quasi mai utilizzato. Un altro che però secondo me è carino e se non sbaglio è gratuito è libgdx, che sta su GitHub. Quindi fai tutto lì, c'è anche il wiki, ci sono anche i libri che spiegano come sviluppare più quello. Io francamente non mi sono occupato di sviluppo videogiochi, quindi non ti so dire, però può essere comunque un punto da cui iniziare. E, cioè, tieni conto che questo è sviluppo, cioè quando parte un videogioco è quasi un'altra classe di applicazioni. Cioè, è proprio un mondo diverso, no? Cioè, se a me magari è sempre lo usato in meno. Parte, cioè, un'altra cosa è tutto gestito dal videogioco, ok? Cioè, parte una connection tipo click, tipo Unity, gestisce tutto lui, capito? No, non è che ci sono meno un bottone, questa è roba di sviluppo app nativo Android. Anche il gioco è nativo, però è molto diverso. Apri. Allora, adesso vi faccio vedere due cose velocemente. Allora, sono due applicazioni. Allora, una è quella che c'è Paolo, che è sullo store. Anzi, piccola, grande. Se vi è piaciuto il seminario, potete scaricarlo e mettere 5 stelle. O se non vi è piaciuto, venite da me a lamentarvi, non mettete una stella. No, allora, si chiama Just to Paint. Fondamentalmente è il progetto che ho fatto in tesi triennale. Vabbè, quello che avevo lavorato io era il riconoscimento di gesture utilizzando un modello composizionale un po' più complesso di quello di Android, però poi ne ho fatto fare un'app che è carina e è stata scaricata circa 30.000 volte su vari canali di distribuzione e niente, io l'ho sviluppata sia per smartphone che per tablet, ok? Permette di, vabbè, di disegnare effettivamente come un'app di disegno e, anche aggiunto qualche schema, si può cambiare le segne pennelle, tipi di fogli differenti e fare non è una che mi ha richiesto tantissimo tempo, devo dire, secondo me mi pare un paio di settimane, okay. Però cioè, insomma dà una certa soddisfazione poi quando vai dal tuo amico e gli dici stai tanto, quindi è una bella cosa secondo me. Tra l'altro ci sono due versioni, la Lite e la Pro. La Lite è quella con le pubblicità gratuita e la Pro è a pagamento 80 centesimi. Una sciocchezza però. Se volete più meno in realtà Google si mangia il 30% di quello che potrebbe arrivare. Niente, provatela. Cioè vabbè, vi consiglio un attimino di vedere cosa si può riuscire a produrre, che è carina e ora non perché dovete installarla perché è la vita di un contatore, però in realtà è una più interessante. Allora, un'altra invece che vi voglio far vedere che ho sviluppato è una cosa leggermente diversa. È diciamo un caso d'uso proprio diverso, perché l'obiettivo di questa parte
fare la tesi triennale, però comunque io avevo l'obiettivo di metterla sullo store, che fosse la più gradevole. Poi ho fatto l'altra giornata, ho letto i commenti, la gente mi rispondeva, ho visto i bug, le volte che crashava, ho cercato di sistemare. Quest'altra è un'app che ha supportato la rotta nazionale. Allora, non so se qualcuno conosce, però l'anno scorso, d'agosto, a Pisa, c'è stato un raduno di scout. Sì, lo so, sono scout, quello che faceva con i mattoncini, qualche sì, sono io. Allora, c'è stato questo raduno. Allora, noi abbiamo erogato, cioè gli scout informatici hanno erogato tutti i servizi informatici per supportare questo evento. In particolare, quest'app, che si chiama AppScanner, serviva a noi per controllare i badge. Allora, ogni ragazzo, erano 30.000 ragazzi tra i 16 e i 21, aveva... Quindi download, qual è il download? No, ogni ragazzo aveva un badge con, non so se vedete, c'è un codice QR che lo identificava, e un fornitore di smartphone che è NGN, non so se conoscete, ci ha fornito questi device qui, che sono degli NGN Explorer, ce ne ha forniti 100, e noi dovevamo realizzare quest'app che caricasse i dati dal server nostro, andasse a controllare se quella persona era autorizzata a entrare a quel determinato evento, lasciando la scansione del codice QR, sì, lo registra, no, annulla, e indica anche dov'è che deve andare. Ok. Allora, magari qui non ho aggiunto tutto, però questa è un'app che è molto più complessa di quell'altra. Malgrado abbia fatto successo, cioè questa non ha fatto successo, zero, non doveva fare successo. Era una cosa che risolve un problema, ok? Però ha avuto una complessità molto maggiore, perché ci sono download di dati da remoto, c'è da fare delle scansioni di immagini, c'è da lavorare con database, c'è da inviare dati in remoto e c'è da fare un po' di lavori. Tra l'altro si lavorava con dati sensibili, ragazzi, per cui livelli di cifratura più non posso, eccetera eccetera. Vi ho messo un po' di schermate, questo è questo screen. Ovviamente chi lo utilizzava doveva potersi autenticare. Il badge poteva non essere leggibile, poteva essere rovinato, quindi si dovrebbe vedere l'inserimento manuale del codice. Anche questa è una cavolata di inizio, però poi quando vi trovate lì a scriverlo è uno sbattimento colossale. Data di nascita, eccetera eccetera. Scaricava i dati in modo asincrono, io questo non l'ho detto, però nel mondo Android si lavora con la sincronia. Ok, cioè non potete, cioè diciamo il thread che gestisce l'interfaccia utente non si può mai bloccare su chiamate a server remoti, perché il server potrebbe essere down, perché la rete potrebbe andare lenta e l'utente non può rimanere lì, cioè deve vedere cose che girano, cose che caricano, ok? Quindi insomma, poi la rete poteva cadere, tanti esperti. Diciamo, potenzialmente l'app di Facebook è più semplice, perché quello è tutto quasi web-based e un po' di, cioè, di richieste comunque in realtà, cioè se non siete collegati a Facebook non vi apre nulla, ok? Questo invece doveva funzionare anche in modalità offline e doveva gestire eventuali cali della rete mentre stava funzionando, quindi insomma un po' di sbattimenti. E questo è un po' la schermata, ovviamente non dovendo fare un'app che va sullo store, minimale, non c'era bisogno di curare chissà cosa, bastava questo. E neanche poi insomma un po'. Questo era. Ok, utilizzato, il caso uscito. Beh, sincronizzazione dati. E qui c'è appunto non partecipando andare indicato dove doveva andare. E niente, quindi questo era per darvi un attimino l'idea. Allora, l'ultima cosa che vi faccio vedere è io vi lascio due applicazioni che sono applicazioni di esempio, proprio, cioè, servono solo per darvi l'idea. Ora io utilizzo Eclipse, perché questo lo faccio con Eclipse, quindi facciamo lui. Allora,
hanno Word base base. Quindi, cioè, una casella di testo, voi ci scrivete dentro il vostro nome, quello che vi pare, fate invia, e lui vi crea una schermata con scritto scegli dove vuoi inviare, Facebook, Google, WhatsApp, eccetera, eccetera, e quello manda un messaggio con scritto di qua la corte ha creato la sua prima app in Android. Ok? È questa qua. È la Word. Vi faccio vedere il codice giusto per darvi un assaggio, però questo non ha scopo di mostrarvi quali sono le chiamate, eccetera, eccetera. Ecco qui. Ok. Allora, onCreate è il metodo che viene chiamato quando si crea l'applicazione. Qui io vado a ricreare un layout che si chiama activityMain.xml. Lo prendo e lo imposto come contenuto della mia schermata. Recupero un bottone, quindi prendo un nuovo oggetto di tipo bottone, utilizzo questa funzione findViewById che mi permette di recuperare il riferimento nel XML a questo bottone. Okay. E poi su questo bottone faccio un po' come succede sulle librerie Swing di Java, ci registro un listener. Okay, questo è un design pattern tipo observer, se conoscete. Quindi io vado sul bottone, sull'oggetto bottone, ci metto uno click listener. Che deve fare questo qui? Ok, ho qui inline, faccio il metodo on click e lui cosa fa? Recupera la casella di testo, come faceva con questa findViewById, la trasforma in stringa, quindi un oggetto di tipo stringa, e crea un nuovo intent di share. L'intent è quella che nel sistema Android si invoca per chiedere, diciamo, aiuto a qualcuno, ok? Qui fa un oggetto di intent, lo chiama myShareIntent, lo crea e come azione ha un'azione di tipo send. Questo qui è un po' quello che succede su Android quando voi fate scatta foto e lui vi chiede con quale applicazione vuoi scattare la foto? Camera, camera pro, tutte le variabili. Qui sto facendo una cosa simile, vi sto creando una richiesta di send, ok? E quando la lancerò, qua giù sta attivi, il monitor mi farà vedere con cosa vuoi condividere, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Qui io gli metto il tipo testo e gli metto put extra, extra test, questo qui è un campo, quindi vuole sia proprio lui extra test, text, se no gli altri non riescono a leggerlo, e Marino più ha creato la sua Android. Ora, io ve la farei vedere qui, però non si vede benissimo, ma dopo qui ve la faccio vedere. L'altra è questa, browser, okay. E il file così qui, web activity. Allora, questa è... fa navigare verso l'indirizzo.com/testo
prende la stringa dalla casella di testo e fa web punto log curl. Ok, quindi nell'oggetto web view, questo, mettiamo il quadrato qui, mettiamo il posto lui, questa è la sopra di base Google, vabbè. Facciamo caricare null che viene recuperata dalla casella di testo. Questi che rilasso. Allora, questo stato pettoloso è voluto. Cioè, non posso stare a spiegare che ogni macchina cosa fa, perché veramente si mette a perdere le ore, però come vedete è abbastanza commentato, quindi può essere un punto di partenza. Ok, io ho concluso. Cioè, ci sono altre domande su questa parte, però ci sono domande? Aspetta che magari ma ne approfitto. L'ultima informazione, siccome magari qualcuno comincia ad andare via, metteremo il video della presentazione, il materiale che Nicola vorrà lasciare, quindi immagino le slide e questi soggetti, eccetera. Li mettiamo sul sito, sul sito Arcodev, eventualmente anche sulla pagina lì dell'evento del seminario. Magari se mi ricordo, alla pena che li abbiamo messi rimane un'email a tutti quanti, insomma, almeno con l'informatica su questa informazione. L'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, l'applicazione è quella della rete nazionale, ha trovato online, con tutti i codice. Mentre Just the Paint ce l'ho privato, ok, sono libero, però un minimo, un progetto che provo a fare per la live. Però quell'altra, lo scanner l'ho trovato su GitHub della sede nazionale e è davvero una grossa risorsa, perché c'è lì tutto il codice puro, potete prenderla, provarla, cambiare, fare quello che volete. Poi trovate anche altre app a giro, però può essere.